gli scenari, quindi, come abbiamo visto in tutti e tre gli interventi, con varie sfaccettature, con varie sottolineature, sono da intendersi non come delle soluzioni alternative in cui si vota, ma sono da intendersi come strumenti di approfondimento progettuale. Sono strumenti più complessi che mettono a confronto diretto alcune parti del progetto, alcune parti alternative, estremizzando alcune possibilità progettuali per vedere come si stressano i materiali. Noi lo facciamo con le politiche, si stressano le politiche per vedere se ragionevolmente possono funzionare in una certa realtà, se è possibile pensare di modificare abbastanza rapidamente le politiche a cui tradizionalmente si è abituati, ma che per esempio Francesco Sbetti ci ha raccontato che non funzionano più nella città di adesso e che probabilmente non funzioneranno più per un numero notevole di anni a venire, forse non funzioneranno mai perché è cambiato a livello globale il modo di produrre le città, ma anche di vivere nelle città e di produrre quello che serve per costruire le città, cioè l'economia che si è modificata radicalmente. Noi naturalmente non possiamo sapere quale sarà l'evoluzione e quindi dobbiamo essere prudenti, e d'altra parte la sicurezza dei padri dell'urbanistica del XX secolo è andata in collisione con una realtà che è cambiata repentinamente, molto più di quanto si pensava, no? E quindi anche la città che era sicura e i piani che davano delle sicurezze davano in realtà delle sicurezze molto provvisorie, e quindi noi non possiamo certo pensare che la sicurezza della previsione stia nel disegno unitario, ma la sicurezza della previsione sta nell'aver valutato attentamente tutte le possibilità. Il piano che si autoregola e che impara dall'esperienza e che simula prima di costruire, di intraprendere un percorso, è sicuramente un elemento che aiuta a fare quello di cui adesso tutti parlano, ma che dobbiamo ancora davvero costruire, che è una maggiore resilienza delle città rispetto alle trasformazioni. A Michele è stato quindi affidato il compito più difficile, che è quello di cominciare a restituire in 20 minuti, in 25 minuti, un metodo che abbiamo costruito in questi mesi, tenendo conto delle direttive dell'amministrazione comunale, sulla base di un primo approfondimento dello stato di fatto, cercando di leggere e capire e di tenere a mente, di utilizzare nel progetto le indicazioni, gli spunti, le perplessità, i contrasti che sono emersi all'interno di Pordenone più facile, e che l'ufficio tecnico, il gruppo che ha lavorato a Pordenone più facile, spesso ci ricorda nelle riunioni, proprio perché il progetto non sia scollato in una fase A dove si dicono tante cose e in una fase B dove si va invece dell'altro. Quindi abbiamo pensato che la persona giusta per ripercorrere tutte queste fasi fosse Michele Brunello, a cui adesso do la parola. Naturalmente quello che abbiamo fatto adesso ci sembra molto faticoso, ma è solo una parte, e la parte è la costruzione degli scenari che dovranno essere valutati, che dovranno essere valutati sotto profilo ambientale e che dovranno essere valutati anche dal punto di vista della politica, dalla capacità di rispondere alle direttive che sono state date in Consiglio Comunale. E alla fine di questo processo gli scenari si trasformeranno in un progetto concluso, una bozza di componente strategica, diciamo di piano strutturale, come prevede la legge del Friuli, che verrà valutato definitivamente dal punto di vista ambientale, quindi sarà lo strumento completo, intellegibile,
da valutare, da osservare e da incrementare, quindi prima ancora che venga messo insieme al piano operativo e quindi portato in adozione. Quello è il momento, come avviene nel resto in tutti i piani, in tutte le regioni attualmente, per fare una valutazione, per vedere il criterio che è stato adottato, i passaggi e le metodologie. Quindi a Michele Brunello il compito di illustrare come gli scenari possono diventare uno strumento efficace per la costruzione di un piano più resiliente e più, secondo noi, maggiormente in grado di dialogare con la complessità del presente. Vai Michele. Grazie mille. Allora, innanzitutto, come prima Loranna si sentiva addosso il peso della tradizione dell'urbanistica francese, in questo momento io mi sento un po' di curiosità addosso rispetto ai contenuti. Però quello che interessa probabilmente rimarrà in parte deluso, perché è molto più utile in questa sede raccontare il processo che stiamo seguendo, un processo in evoluzione che tendenzialmente tende a raggiungere degli obiettivi che potrebbero essere, come i progetti che abbiamo stato Loranna, che potrebbero che non possono prescindere dai contenuti espressi da Luca Bisogni rispetto alle componenti ambientali e che perseguono degli obiettivi strategici come quelli che il professor Detti ci ha raccontato e ci ha reso così chiaro come direzione strategica che il piano oggi deve seguire. Chiaramente tutto ciò avviene in un contesto nel quale la città non è più espansiva per, lo abbiamo già detto, per motivi demografici, per bisogno di nuovi volumi, ma l'espansione della città che continua perché il consumo di suolo non si è fermato. L'anno scorso abbiamo comunque consumato suolo in Italia, abbiamo consumato una superficie equivalente a quella del comune di Napoli e non segue più delle dinamiche, diciamo, demografiche o comunque reali della città, ma segue delle dinamiche finanziarie che si dimostrano sempre più fallimentari. Allora oggi ci confrontiamo con il bisogno di trovare nuovi strumenti. Sotto questo punto di vista la metodologia che procede per scenari è il tentativo che stiamo praticando per raggiungere questi obiettivi che sono sicuramente già condivisi. Per ripercorrere brevemente i passaggi che ci hanno portato ad oggi, partiamo proprio dalle direttive. Le direttive sono un documento pubblico che potete consultare, che include tutto il lavoro di partecipazione che è stato fatto, che include la direzione che il piano in qualche maniera dovrà avere, che chiaramente include anche il contesto economico, sociale, ambientale e gli effetti della crisi. E che cosa succede a questo punto? Che queste direttive a un certo punto dalla politica si sono spostate nell'urbanistica, definendo dei macroindirizzi. Questi macroindirizzi riguardano alcuni punti strategici e alcuni punti di contesto. Due esempi sono la valorizzazione dell'energia della città in tutti i sensi e allo stesso tempo un macroindirizzo non può prescindere oggi dal risparmio delle risorse, che la disciplina urbanistica e noi abbiamo declinato sempre di più in alcuni indirizzi. Siamo sempre all'interno, diciamo, di una traduzione delle direttive all'interno dei contenuti che dovrà contenere il nuovo piano, per cui questi indirizzi sono assolutamente condivisi con il percorso di partecipazione che è stato effettuato, ma anche con il dibattito che c'è in città e fuori dalla città, perché ricordiamoci che oggi Pordenone si pone come un comune che affronta dei temi e delle problematiche che hanno una gran parte di città italiane ed europee. Ricordavamo l'altra volta come 100.000 la soglia di città, 100.000 è un po' largo, ma Pordenone con il suo circondario, ma è la soglia di 450 città europee, cioè la dimensione tipica della città europea, e le sfide che oggi si trova ad affrontare Pordenone sono per certi versi molto simili. Quindi questi indirizzi che sono i contenuti urbanistici del piano, a questo punto si trasformano nel primo strumento, cioè gli scenari intervengono, ma
Gli scenari, è stato detto molto e cercherò di focalizzare meglio cosa sono, hanno bisogno poi di un metro di giudizio, di una misurazione, di un riferimento. Per cui sono state definite quattro invarianti, che sono l'ambito della cooperazione sovracomunale, l'efficacia della cooperazione sovracomunale, che ha visto proprio anche un incontro dei sindaci molto di recente per cercare di affinarlo come strategie concrete, un aumento della sicurezza intesa come sicurezza ambientale, sociale, del welfare, il contenimento del consumo di suolo, come è già stato detto, e infine il tema della salvaguardia ambientale. Allora, queste invarianti non sono degli statement finali definiti e gli scenari vanno a disegnare cosa sono queste quattro configurazioni del territorio rispetto a questi quattro temi, ma sono un metro di misurazione dell'efficacia degli scenari che in qualche maniera ci aiutano a testarne l'efficacia. Quindi gli scenari, che non sono, ripeto, quattro visioni urbane disegnate da un architetto di Gnurgo o da un gruppo di architetti di Gnurgo che disegna il territorio ideale come veniva fatto probabilmente quando la città era espansiva e poteva permettersi di disegnare delle utopie urbane che poi venivano realizzate e come funzionavano altre di meno, oggi invece si confronta con una dinamica molto più complessa che noi attraverso questi quattro invarianti dalle quali non possiamo prescindere misuriamo, per cui gli scenari sono una test delle azioni di piano che mettiamo in campo rispetto a questi quattro contenuti. Quindi gli scenari non alternativi sono il tema sul quale stiamo lavorando oggi. Questo ci serve per, faccio una breve digressione sulle invarianti, cioè senza entrare nel merito specifico, penso che sia importante dire come è imprescindibile introdurre all'interno del piano dei meccanismi di quantomeno di governo del confine che tengano conto della città di 130.000 abitanti, oggi poi leggiamo sui giornali che scompaiono le province, che c'è una soglia minima anche critica delle città che bisogna cercare di raggiungere per farle funzionare e per ottimizzare i servizi e tutte delle componenti che noi introduciamo, e il primo test delle azioni di piano che noi mettiamo in campo sicuramente è non testarli solo all'interno del territorio di Pordenone, ma interloquire e vedere come lavorano con i comuni circostanti per prendere in considerazione in termini di servizi, infrastrutture e politiche anche del rilancio produttivo, piuttosto che le stesse politiche di rigenerazione all'interno di un'area vasta, perché altrimenti si annullano le azioni. Cioè, se guardiamo solo dentro il confine noi possiamo fare un piano per la rigenerazione fantastico, ma se poi nel comune vicino non si segue questo o non si tiene conto di questo obiettivo comune, si rischiano di annullare gli effetti e quindi di rendere poco efficace il piano. E poi c'è un altro elemento imprescindibile, che è l'aumento della sicurezza del sistema urbano, cioè chi diceva, no, che l'architettura è un progetto sullo spazio e l'urbanistica è un progetto sul tempo. Ecco, il tempo non è solo il tempo dei 2 anni, dei 5 anni, ma c'è anche un tempo più lungo, come ci è stato raccontato con gli elementi della resilienza urbana, e questo tempo più lungo si misura anche sulla sicurezza del territorio. E ci riferiamo alla sicurezza idrogeologica, alla sicurezza sismica, ma anche alla sicurezza del welfare e la sicurezza del sistema produttivo, che nella storia sapete che ha combinato molti disastri e che è un imprescindibile elemento oggi di cui tener conto, soprattutto in visione dello sviluppo futuro. Infine, poi c'è la componente del contenimento del consumo di suolo, che è l'oggetto del dibattito. Oggi non c'è all'interno della disciplina, ma neanche nella politica, addirittura nelle leggi che vengono fatte, una concordanza sulla definizione del termine di consumo di suolo. Quindi quello che stiamo facendo è, all'interno della registrazione della situazione esistente, proporre e testare attraverso gli scenari gli effetti di diverse progettualità che riguardano il consumo di suolo.
Consumo di suolo zero è stato citato, che è un manifesto quasi politico che oggi tutti si cercano di promuovere, però all'interno di questo ci stanno tante, tante declinazioni. Ci sta separare il termine tra la crescita e il consumo di suolo, che non sono direttamente legati come in passato, cioè ci sta un separare un legame tra il termine recupero e conservazione, ci sta anche a livello ambientale separare il legame che l'urbanista spesso ha avuto in passato tra gli interventi ambientali e invece gli interventi produttivi, che oggi sono sempre più legati a doppio in un senso biologico. Quindi questa è l'altra invariante con la quale misureremo gli effetti del piano, lo facciamo attraverso gli scenari, e infine sulla salvaguardia ambientale, cioè l'altro punto cruciale del sistema che lavora con tempi medio-lunghi. Inutile dire che c'è una grande qualità dell'ambiente, che questa grande qualità dell'ambiente si trasforma in qualità della vita elevata in questo territorio, che è una cosa che negli anni è stata forse trascurata e che oggi invece diventa un termine di investimento. Bisogna saper legare tramite gli scenari questo a altri termini, come l'attrattività. Oggi un territorio fruibile che ha un'alta qualità della vita è un territorio attrattivo, e all'interno della salvaguardia ambientale la concezione di conservazione va assolutamente slegata, perché diventa un vero investimento del territorio sul proprio futuro anche in termini economici. Allora, per non parlare della biodiversità e di tutti questi termini che sono oggi anche misurati come vantaggiosi per il territorio. Quindi all'interno di questo percorso, nel quale ho ricordato le invarianti che, ripeto, sono i misuratori dell'efficacia degli scenari, sono i nostri punti di riferimento che arrivano poi dalle direttive, abbiamo definito un po' questo strumento nuovo, o la necessità di un nuovo strumento, e siamo partiti da due filoni di due pensatori urbanisti che non sono tra quelli citati prima, che hanno questa visione fosca, ma che sicuramente penso che come contenuti siano stati ugualmente influenti. E cioè un'espressione di Bernardo Secchi sugli scenari come forme di descrizione tecnica di un futuro possibile, o di qualche suo aspetto particolare. Contate che Secchi non concepisce l'urbanistica come una scienza, ma come un sapere complesso, e quindi gli scenari diventano il deposito di tutte queste quantificazioni, visioni economiche, sociali, a diverse scale. E invece una visione per certi versi opposta ma ugualmente influente, che è stata quella che ha avuto De Carlo, che invece in qualche maniera creava degli scenari condivisi, partecipativi, che creavano delle speranze sul futuro, che è una cosa di cui c'è estremamente bisogno oggi, perché è inutile che vi dica che Pordenone è un territorio che è messo relativamente bene rispetto a molti altri territori europei, è inutile che vi dica che il grande problema riguarda il futuro, e quindi in questo senso gli scenari diventano il deposito sul quale si possono aggregare e affinare le diverse visioni sul futuro. Quindi abbiamo cercato di definire gli scenari come una forma di ragionamento sul futuro, ma è importante dire che non appartengono alla famiglia delle previsioni scientifiche. Non è che siamo nell'ambito della scienza esatta che propone tre ricette diverse e a un certo punto noi scegliamo quella che ci piace di più. Noi stiamo parlando degli ingredienti per fare una ricetta, che gli ingredienti dosati differentemente arrivano a darci la ricetta che sarà il nuovo piano e che avrà anche una componente di flessibilità nel tempo per migliorare sempre di più. Questo era per creare il quadro di percorso generale dove siamo arrivati. Poi faccio quattro appunti sull'uso degli scenari. Questo volutamento è un progetto che avete già probabilmente visto in qualche scorsa presentazione, ma mi interessa perché vogliamo dare quattro accezioni diverse di scenari. Gli scenari come una forma del discorso,
cioè lo scenario qui è stato fatto un percorso di partecipazione, c'è un grande dibattito urbano, c'è una necessità di immaginare nuove forme di città, ma soprattutto le risorse ci sono e vanno sbloccate. Allora, per sbloccare queste risorse potenziali della città, l'unica maniera è far partecipi delle trasformazioni gli attori che poi le produrranno. Allora, questo è un esempio di un quartiere a Moraia di Lisbona, nel quale c'è una grande quantità di spazi vuoti, c'è una popolazione molto socialmente coesa, e lì il comune, in questo caso, ha creato solamente la piattaforma di discussione. Una piattaforma di discussione che ha, da un lato, individuato i luoghi degli interventi, dall'altro ha facilitato il percorso burocratico per una loro riappropriazione, per un investimento della comunità su questi luoghi, e ha in questo caso una comunità di vicinato ha individuato un edificio dismesso e ha realizzato gli interventi e ha creato uno spazio comunitario usato sia per motivi ludici ma anche microimprenditoriali che è tuttora vivo, attivo e ha modificato la socialità del quartiere. Questa non è una scala piccola, ma mi interessa per raccontare come gli scenari sono delle possibili forme del discorso, cioè la partecipazione che c'è stata fino ad oggi deve in qualche maniera depositarsi e diventare possibilità di agire sulla città. Alla stessa maniera, un altro intervento che interessa portare come un'altra possibile modalità di uso degli scenari sono gli scenari come azioni. Cioè, prima si parlava della necessità di rinnovare il patrimonio abitativo perché non corrisponde più alle nostre esigenze. Allora, questo succede attraverso il progetto. E abbiamo pochissimi casi nei quali abbiamo visto dei progetti essere efficaci. Allora, questo nella sua semplicità e anche nel suo basso costo è un progetto che è stato molto di successo, che è Elemental di Alejandro Aravena in Cile, dove, se vedete, sono stati costruiti dei moduli abitativi che prevedevano già l'espansione futura dei nuclei familiari e che all'interno del percorso di partecipazione in realtà l'hanno trasformato in un percorso anche di autocostruzione controllata. Cioè, i nuovi interventi non rispondevano subito a tutte le esigenze che venivano palesato, che si immaginava di palesare, ma includevano all'interno del progetto le azioni future. Allora, anche in questo senso, capire quali sono, il piano deve includere le future modificazioni e lasciarle aperte, e questo è un altro aspetto che riteniamo molto importante. Infine, una cosa da non sottovalutare oggi è che ci sono alcuni luoghi che possono riattivare delle intere economie, degli interi comparti di città e addirittura delle nuove socialità e risolvere molti problemi. Il caso dei Murazzi a Torino, non so se quanti di voi lo conoscono nel dettaglio, ma era un luogo della città dimenticato, usato come deposito di alcuni elementi di pesca sul lungo Po, che a un certo punto, durante gli anni 70, poi con dei problemi durante gli anni 80, visto un problema di sicurezza sociale, ma poi con un grosso intervento durante gli anni 90 che ha avuto il suo punto finale durante le Olimpiadi, è diventato il luogo della socialità, il luogo della creatività, il luogo della socialità. Una serie di interventi hanno trasformato questo luogo centrale, prima inimmaginato, nel luogo di scambio della creatività e soprattutto in un luogo vivo che mantiene la gente nel centro, non lo svuota come succede in molte città, anche a Milano, e è un intervento di assoluto successo fatto con niente, cioè fatto semplicemente cambiando il significato di un luogo che a Pordenone potrebbe essere un ulteriore scenario da indagare, cioè quello che noi cerchiamo di fare con gli scenari e mettere in campo dei progetti che poi andiamo a testare rispetto alle quattro invarianti che vi raccontavamo prima. Infine, ed è il punto
il vero punto dell'intervento che devo portare è usare gli scenari come metodologie. Allora, rispetto a questo, devo usare una metafora, perché il sistema di messa, cioè abbiamo impiegato anche noi un po' di tempo a capire come questo nuovo strumento degli scenari può essere messo a punto. E abbiamo trovato questa metafora della galleria del vento, cioè voi immaginate che una volta per avere delle risposte scientifiche dalla disciplina, quello che si faceva era prevedere l'espansione di una città, vedere se funzionava, la volta dopo metterlo un po' più a punto, ed è un po' come nella galleria del vento gli scienziati mettono a punto la carrozzeria di un'automobile, hanno una serie di dati più o meno reali che vengono progressivamente messi a punto in un meccanismo progressivo e incrementale. Allora, questa maniera di pensare la città, che ha creato probabilmente molte delle città nelle quali viviamo, che oggi è in grossa crisi, oggi si confronta con un altro tema. Cioè noi, per motivi di progetto, abbiamo dovuto misurare la resistenza del vento di alcuni alberi da mettere in delle facciate. E la cosa particolare è che gli scienziati che gestiscono queste gallerie del vento a un certo punto non sapevano più leggere la nuvola di punti, era troppo complessa, e abbiamo dovuto inventare un nuovo metodo, che è un metodo di affinamento progressivo, cioè in poche parole abbiamo posizionato in 100 maniere differenti l'albero, provato a legarlo con diversi cavi eccetera eccetera di volta in volta, per trovare la soluzione più vicina a quello che volevamo. Oggi deve procedere così, penso, il nostro lavoro. Cioè, progressivamente noi abbiamo delle direttive, abbiamo dei macro obiettivi generali della città, abbiamo dei macro obiettivi locali, creiamo questo quadro molto chiaro, e alla fine, tramite la progettazione per scenari, ci approssimiamo sempre di più a delle soluzioni fattibili. E con questo, e per cui questa è la metafora più vicina alla metodologia che stiamo adottando. Scusate, non trovo più la mia presentazione. Ecco qua. Quindi, sotto questo punto di vista, progettare per scenari, spero che abbiate capito che non è una previsione del futuro che crea futuro A, B e C che andiamo a scegliere, ma è testare sulla città le diverse strategie, il consumo di suolo, l'espansione controllata, tutto ciò che magari vi è capitato anche di leggere sui giornali, e testarle attraverso quelle quattro invarianti, misurarli e vedere la composizione che funziona di più, ha più probabilità di realizzarsi e che tiene conto degli obiettivi iniziali. Quindi la domanda diventa: quali scenari, non quale scenario, diventa uno strumento utile per Pordenone? E all'interno di questo gli obiettivi penso che siano il vero punto condiviso che è arrivato tramite il lavoro della partecipazione, il lavoro della politica nella messa a punto del meccanismo, del processo di piano e del nostro tentativo di tradurre poi in strategie sullo spazio questi input. Per cui parlare di rigenerazione degli edifici è una cosa scontata oggi, però attraverso diversi scenari noi stiamo capendo se deve essere una rigenerazione basata solo su un incremento volumetrico, che se si rifanno le facciate, se deve essere legata a dei temi ambientali che stanno fuori dal lotto stesso, se invece la rigenerazione è legata magari a dei nuovi interventi che hanno l'obbligo però di portare con sé un recupero degli edifici che sono messi male nella città. Allora, è chiaro che non è una soluzione univoca per tutta la città, ci saranno soluzioni differenti per luoghi differenti, per casistiche differenti, non è questo il momento, come diceva Massimo Giuliani, di entrare nel dettaglio di queste cose, perché devono essere validate e valutate. Siamo all'interno di questo momento e questa è la risposta alla tua input rispetto al metodo che stiamo adottando.